Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Oggi ho pensato di fare quel video che avevo già pensato di fare, di cui avevo parlato qualche tempo fa, cioè le letture di saggistica che mi hanno più colpita nell'ultimo anno. Ho deciso di fare una scrematura, appunto, fra tutti i libri, partendo in realtà solamente citando en passant un paio di titoli perché ve ne avevo parlato in una vecchia newsletter che vi lascio giù in descrizione in caso vogliate recuperarla. Il primo è Il capitalismo della sorveglianza, che ho letto in audiolibro, quindi vi faccio vedere la copertina. In italiano, ho gli appunti su un pezzo di carta, è stato tradotto da Paolo Bassotti per la Lewis University Press e se avete visto anche quel documentario di Netflix che io non ho visto, The Social Dilemma, credo che lei comparisse anche lì, l'autrice Shoshana Zuboff. È un libro sicuramente molto lungo, è un mattonaccio. Ed è molto, non voglio dire pesante nel senso di noioso, ma comunque tratta di tematiche abbastanza complesse. Lei guarda appunto questo nuovo tipo di capitalismo che è nato con l'era di internet e quindi va ad analizzare proprio dal punto di vista sociale, politico, tutte le ripercussioni che ha questo genere appunto di capitalismo. E una delle cose che secondo me lei fa meglio è fare capire, quasi in modo quasi ossessivo, che ci sono tantissimi problemi a livello di chi prende le decisioni e soprattutto in che modo può chi prende le decisioni cambiare le nostre vite o appunto controllare le nostre vite, perché appunto si parla di sorveglianza non solo nel modo più semplice del termine che possiamo intendere, nel senso sanno che sono andata da A a B, ma ci sono ripercussioni che si stanno già vedendo nella vita di tutti i giorni di persone, ad esempio negli Stati Uniti, che sono obbligate ad avere orologi o comunque dispositivi tipo il Fitbit pur per poter avere l'assicurazione sanitaria o gli smart, i cruscotti smart nelle macchine che sono collegate all'assicurazione appunto dell'auto e così via. Sempre collegato al capitalismo della sorveglianza in un certo senso, per stare sempre a tema, ho letto anche Nudar Cage, che ho qui in cartaceo e che in italiano si chiama Nuova Era Oscura, è tradotto da Fabio Viola per la Nero Editions. Questa è una versione un po' diversa, non parla necessariamente appunto del capitalismo della sorveglianza, ma più in generale di quella che è questa nuova era appunto digitale, cioè lui parte dal presupposto che in teoria con il web c'era stato promesso un mondo democratico, un mondo dove si potesse veramente combattere per l'equità, per l'uguaglianza, per i diritti umani, eccetera, eccetera. E invece poi lui va ad analizzare sotto diversi aspetti quella che è la realtà dei fatti. Per questo dico che sono un po' collegati, perché in un certo senso anche qui spinge molto il lettore a ragionare su tanti aspetti della nostra vita online che possiamo non conoscere e che possono farci poi prendere determinate decisioni in determinati momenti nella nostra vita. Qui si parla anche molto del cambiamento climatico, quindi sono temi un po' più diversi, un po' più ampi, se vogliamo, rispetto al capitalismo della sorveglianza, però appunto vi rimando a quel post che avevo, scusate, a quella newsletter che avevo scritto perché ho ampliato un po' più il discorso e magari vi può risultare più interessante da leggere che da ascoltare. Poi quest'anno sicuramente come tante altre persone ho letto molta saggistica anche relativa agli avvenimenti che stavano succedendo. È stato proprio un anno di riposo e radicalizzazione in pratica e ho attinto a tantissime fonti che giravano appunto sui social media, magari vi lascio anche lì qualche spunto in descrizione, non fa mai male. E soprattutto grazie al canale Telegram di Martina, il canale si chiama Scrematura, ho potuto avvicinarmi anche a scrittrici, a autori e autrici che avevo solo sentito nominare ma che non avevo mai letto. Lei ha anche un canale Telegram separato per un gruppo di lettura e per me è stato molto
utile partecipare a certi suoi gruppi di lettura proprio per darmi quella spinta in più. E un libro che ho letto, anche questo però non ce l'ho in cartaceo, è Aboliamo le prigioni di Angela Davis, che credo sia edito da Minimum Fax, ma non sono certa, non ho ben capito se è ancora in commercio, non so bene. Fatto sta che per quanto sia ovviamente concentrato su quelle che sono le condizioni delle carceri negli Stati Uniti, aiuta molto, secondo me, ad avvicinarsi al mondo di quegli attivisti che si battono per l'abolizione, appunto, delle prigioni. Se avete anche guardato quel documentario su Netflix di Ava DuVernay, credo che fosse 13th, se non erro, anche lì appunto compare Angela Davis, proprio perché si parla del fatto che è come se le prigioni negli Stati Uniti fossero la nuova fonte di schiavitù, perché la maggior parte degli imprigionati sono persone nere e latine che vengono poi sfruttate per manodopera a praticamente zero costo. Non solo, a questo si aggiunge anche che le prigioni sono private, quindi non sono altro che delle vere e proprie aziende che devono fruttare. Ma appunto, se è chiaro che questo è un mondo diverso da quello che possiamo conoscere noi italiani, è anche vero che offre molti spunti di riflessione su come potrebbe essere un mondo dove non esistono le prigioni, dove non si reagisce chiudendo una persona dietro delle celle e buttando via la chiave, ma si trovano delle soluzioni alternative. C'è anche un video molto interessante di uno youtuber che si chiama Thought Slime, che riflette appunto sul ruolo della polizia e anche appunto delle carceri, e vi lascio sotto il link perché è molto interessante. E, con le proteste che ci sono state anche appunto non solo negli Stati Uniti, ma ovviamente che sono scaturite da lì con Black Lives Matter, è stato molto utile per me poter leggere le testimonianze online, potermi avvicinare appunto a queste tematiche che prima sentivo un po' troppo più grandi di me in un certo senso. Quindi appunto vi lascio sotto ulteriori informazioni se avete voglia di approfondire. Passando a tutt'altro argomento, ho letto finalmente un libro che avevo comprato, per la precisione, nel 2016, e cioè A Notable Woman, che anche se sì, non ha una taglia piccola, e che è una collezione dei diari appunto di Jean Lucy Pratt, curati da questo editor che si chiama Simon Garfield. Allora, la storia di come è stato pubblicato questo libro, secondo me, è molto interessante. Simon Garfield aveva già curato alcuni diari di guerra, perché qui nel Regno Unito c'è un'organizzazione che si chiama Mass Observation, che raccoglie testimonianze delle persone, di chiunque, persone proprio comuni, non c'è bisogno di avere chissà quali requisiti, basta vivere qua, si può iscrivere, esiste ancora oggi, e mandano dei prompt, quindi delle domande o delle suggestioni per appunto raccogliere un po' le opinioni, le esperienze delle persone, ma in certi periodi storici fanno proprio una richiesta al pubblico e chi vuole partecipare può appunto partecipare in maniera del tutto anonima, perché una delle regole del Mass Observation è che il tuo nome viene in un certo senso abbinato a quello che tu hai scritto, credo dopo 50 anni. Insomma, l'idea è che il tuo anonimato è salvo, puoi contribuire però appunto a questo progetto di studio di quello che è l'opinione, i pensieri della popolazione. E Jean, appunto, la nostra Jean, quando durante la Seconda Guerra Mondiale il Mass Observation aveva chiesto alla popolazione di tenere un diario di guerra, non si è fatta sfuggire l'occasione. Perché? Perché lei, dall'età, credo, di 13 anni, no, 15 anni, nel 1925, da quell'anno lei ha sempre tenuto un diario. Aveva velleità da scrittrice, adesso cerco di trovare, c'è una foto proprio della sua prima pagina di diario, e quindi non si era fatta sfuggire l'occasione di poter partecipare a questo progetto dei diari di guerra. E quando questo editor aveva pubblicato questo libro raccogliendo vari passi da differenti diari,
I passi scritti da Jean erano quelli che erano piaciuti di più al pubblico, perché appunto lei scrive molto bene. Da lì lui ha poi scoperto che la nipote di Jean aveva uno scatolone pieno di questi diari che lei aveva tenuto per tutta la vita. Lei credo che sia morta nel 1989 e ha scritto veramente per tutta la vita. E qui ovviamente non ci sono diari completi, ce n'è una selezione. Però è molto interessante, innanzitutto perché all'inizio c'è una cosa che mi fa veramente morire da ridere, cioè l'editor ha fatto un elenco dei personaggi, delle persone, della sua famiglia, amici, colleghi, interessi amorosi e i gatti. Lei amava tantissimo i gatti e quindi ci sono tutti i nomi dei gatti che lei ha avuto nel corso della vita e anche tutti i nomi delle macchine che ha avuto. È chiaro che appunto non c'è una vera storia, nel senso che è come seguire la storia di una persona che nasce a inizio Novecento e percorre tutti questi anni. Lei era molto giovane durante la Prima Guerra Mondiale, quindi non se la ricorda, però la Seconda Guerra Mondiale ovviamente l'ha vissuta la persona adulta. E la sua è una vita abbastanza normale, appunto, aveva velleità di scrittrice, però in realtà studia architettura perché, se non ricordo male, il padre aveva uno studio, cerca di rendersi subito indipendente, va a vivere a Londra. Ad un certo punto riesce anche a pubblicare un libro, però lo fa sotto pseudonimo perché è molto anche riservata. È una persona normale, insomma, la vediamo crescere, la vediamo commettere errori. Come lettore, penso che l'esperienza sia molto intima in un certo senso perché sai di star leggendo i diari di una persona che è esistita veramente. La vedi maturare da adolescente fino a giovane donna, la vedi struggersi per uomini che proprio non ne valgono la pena. La vedi anche proprio riflettere sul fatto di non riuscire a trovare una persona con cui condividere tutti i suoi interessi. E è molto bello, secondo me, quando riesci a prevedere che starà per succedere qualcosa ed è infinitamente triste quando lei, prima della Seconda Guerra Mondiale, legge un libro, un classico tra l'altro, scritto durante la Prima Guerra Mondiale e riflette dicendo, ah, pensare a questi ragazzi che hanno vissuto quella generazione che ha vissuto la Prima Guerra Mondiale, sicuramente non si aspettava di vivere un evento del genere e ovviamente tu che leggi sai cosa sta per succedere nel giro di 2 anni e ti viene subito il groppo in gola. Quindi a me, come si può dedurre, è piaciuto veramente tanto, perché ti fa vedere che anche non c'è bisogno ovviamente di fare chissà che vita avventurosa o chissà che cosa per comunque lasciare il segno. E lei nella sua vita appunto semplice, con tutti i suoi gatti, con il suo cercare di mettere in piedi una libreria e tutto, è sicuramente una persona che, appunto, a distanza di tot anni dalla sua morte, ha continuato a lasciare un segno. E quindi io ve lo consiglio. Purtroppo non esiste una traduzione in italiano e non so, forse essendo molto anche legato alla cultura inglese, non posso sapere se qualche editore vorrà mai portarlo in Italia, però veramente io ve lo consiglio se vi piace l'idea di appunto di poter leggere di una vita normale, ma che comunque tratta temi di cui potremmo parlare anche noi oggi. In certi momenti parla dei diritti delle donne, del diritto all'aborto, c'è un momento in cui fa tutto un discorso sul socialismo, perché comunque durante la Seconda Guerra Mondiale, negli anni successivi, erano state effettivamente implementate molte politiche che potremmo definire socialiste nel Regno Unito, quindi si sentono tanti discorsi che potrebbero valere anche oggi quasi. E quindi niente, passo al libro successivo perché sennò vado avanti una vita. E anche qui in realtà si parla sempre di persone realmente esistite, però tutto un altro genere. È un altro libro che ho comprato qualche anno fa ed è The Dead Ladies Project di Jessa Crispin. Jessa Crispin in Italia è famosa per il suo manifesto Perché non sono femminista e questo non è stato tradotto.
E non capisco perché, perché è veramente molto bello. In pratica, ad un certo punto, la Crispin decide di fare questo viaggio in Europa e sta, credo, un paio d'anni, comunque parecchi mesi, e di fare delle tappe e in ogni tappa, studiare e approfondire una figura appunto femminile, una donna morta. E le varie città, adesso vi dico le tappe perché sono molto interessanti. Va a Berlino, a Trieste, a Sarajevo, nel sud della Francia, in Irlanda, a Galway, a Losanna, a San Pietroburgo, Londra, Jersey Island e poi a Zacinto. Mentre lei ci racconta un po' quello che succede anche nella sua vita, esplora appunto diverse figure di scrittori e scrittrici, oppure anche donne che semplicemente si sono dovute sacrificare in nome del genio del proprio compagno, come ad esempio appunto Nora Barnacle a Trieste con Joyce. Come potete immaginare, avevo comprato il libro perché avevo visto che c'era un capitolo appunto su Nora Barnacle ed effettivamente è uno dei miei capitoli preferiti. Perché riflette appunto sulla figura della moglie dell'artista e sul fatto che quando si parla di grandi artisti si perdonano spesso tanti aspetti negativi e non si parla mai di quello che c'è intorno a loro. E nel caso di Nora, appunto, lei comunque ha lasciato il suo paese, lo ha seguito così ciecamente, senza parlare una parola di italiano. E praticamente vivendo sempre all'ombra di Joyce, ma anche altri capitoli dove si parla di altre scrittrici o anche di altri scrittori sono molto interessanti perché lei riesce sempre a trovare degli aspetti su cui secondo me normalmente magari non pensiamo o su cui non siamo abituati a soffermarci per il modo in cui anche ci viene insegnata la letteratura. Jessa Crispin ha anche un podcast che è molto interessante, secondo me si chiama Public Intellectual. Lei non è la persona, secondo me, più accomodante del mondo e, per dirla così in modo molto semplice, se la tira molto, quindi a volte faccio un po' fatica a starle dietro, ecco, per questo suo modo un po' così di esprimersi. Però questo libro è veramente, veramente bello. Ti lascia proprio la voglia di prenderti su e viaggiare o leggere mille, mille libri. E quindi, considerando che appunto non si poteva andare da nessuna parte, è stato molto bello poter viaggiare con la mia mente dal divano e poter esplorare vite che non sono la mia, ovviamente. E infine, concludo anche questa carrellata con un fumetto e nello specifico parlo di Queer, A Graphic History di Meg Jo Barker e Julia Shiel, non so come si pronunci. Giusto nell'ultimo video non mi venivano in mente tanti titoli appunto che potessero introdurre un po' anche il femminismo, parte femminismo per il 99%. E appunto non so perché non mi è venuto in mente questo, che chiaramente, come dice il titolo, non parla solamente di femminismo, anzi non è quello il punto principale, perché appunto vuole andare un po' a spiegare la storia di tutto ciò che riguarda il mondo queer. Però in ogni caso, visto che sono due aspetti che si influenzano a vicenda e che sono, non si può avere l'uno senza l'altro, secondo me questo è molto 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 interessante, perché appunto il fatto che sia a fumetti lo rende molto snello, chiaramente, abbastanza veloce da leggere, però al tempo stesso ti offre una base anche culturale molto ben fatta, proprio perché ti permette di avvicinarti a determinati concetti spiegati in modo semplice. E che spaziano appunto sia da filosofi, pensatori, scrittrici e scrittori, biologia, come si sente parlare appunto del discorso di cosa è natura, cosa non lo è, ma parla anche di pop culture, di film, di cinema. Quindi è tutto veramente molto interessante e secondo me è davvero utile appunto per approcciarsi a
a questo mondo, ecco, appunto parlavo del femminismo, infatti c'è anche la sezione, soprattutto perché poi alla fine, oltre ad avere sempre le sue note, i suoi rimandi, quindi quando ad esempio le due scrittrici riformulano il pensiero di qualcuno, mettono sempre la fonte, alla fine lascia anche poi tante risorse su cui andare a informarsi e approfondire. Anche questo non so se è stato tradotto in italiano, in caso vi lascio sotto tutte le informazioni, però non l'ho trovato così complicato, quindi anche da leggere in inglese, proprio per il suo stile, il suo voler essere una guida grafica, abbastanza concisa, abbastanza semplice, secondo me si presta. E basta, direi che per questo video è tutto, spero di non avervi annoiato troppo, fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi titoli e quali sono state magari per voi le letture di saggistica che più vi hanno colpito in questo anno così strano. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!